altre persone, operatori, membri della comunità in dialogo. E siamo tutti, di qualche forma, facciamo parte di qualche forma di questa opera di Dio che si chiama comunità in dialogo. 29 anni di questa opera che è stata ispirata dall'Spirito, ispirata dall'Alto e continua. Se Dio vuole, l'anno prossimo celebreremo 30 anni. Sarà un numero anche in più, come si dice, simbolico, 30 anni di comunità. Però non di fermarci lì, però di continuare questa opera di Dio, questa missione. Ascoltando le letture di oggi, ascoltando adesso il Vangelo, Gesù ripete la parola: non abbiate paura. E la provvidenza ha voluto di che tutti noi, di una forma o altra, siamo parte di questa opera. Specialmente voi che siete, fate parte della comunità in più forma, in più diretta, siete missionari per tutti, per noi che siamo collegati, che ascoltiamo, che accompagniamo forma diretta o indiretta, però siete missionari perché voi siete l'esempio, dei miracoli che Dio fa, che voi siete missionari per noi, voi siete esempio per noi, per me, parlando di me in forma, in primo momento. E l'ho ripetuto ogni volta che ho avuto la grazia di partecipare, di venire qui alla comunità, che voi sempre date molto di più, e siete un esempio anche se siete missionari, esempio per altre persone del processo padre Matteo ha detto del cambiamento del cuore, cambiamento della psichica e anche il cambiamento fisico. È un seminario, è un noviziato, è una seminario interno, come possiamo chiamarlo, come lo chiamiamo noi missionari, che voi state facendo e modello per tutti noi di farlo nella nostra vita. È per questo che qui la vostra missione o il vostro obiettivo non finisce in un anno, in 2 anni, in 3 anni o in 5 anni,
però la provvidenza ha portato voi qui e adesso ha il suo progetto per ognuno di voi dopo, dopo la esperienza personale, significando essere missionari o di cominciare a essere missionari, però missionari che chiamati da Dio con un obiettivo concreto. Voi ritornando dopo alle differenti parti del mondo, differenti luoghi, voi continuate a essere esempi, continuate a essere missionari, di incoraggiare altri con il suo esempio, con la sua vita, che è possibile, che tutto è possibile. Abbiamo anche de parte delle letture di oggi che Dio fa tutto per noi, tutto. E convinzione che veramente è così, e dopo non rimane altro di noi rispondere di una o altra forma dello stesso modo, con tutta la nostra povertà nostra realtà, però dare del tutto. E per questo che volevo ringraziare un'altra volta per il vostro esempio, per me personalmente, di continuare questa missione, che qui non si ferma in qualche anno, però la vostra missione, la provvidenza vuole che voi continuate questo esempio, questa missione tutta la vostra vita. E così, con questo desiderio, già in tutti questi anni, 29 anni di percorso, voi sapete tanto bene che la comunità non è limitata solo all'Italia, però si è aperto a altri paesi. Per non dimenticarne qualcuno, parliamo della Colombia, parliamo del Perù, parliamo dell'Ucraina, facendo i primi passi l'Argentina, se Dio vuole in Slovacchia o nella Repubblica Ceca, e anche altri paesi stanno cercando di informazione di aprire la comunità. E questa è la missione che ha cominciato qui 29 anni fa, e non si ferma. E se è la volontà di Dio, non si fermerà, continuerà. Preghiamo a Dio e anche questa Eucaristia, e pregiamo questa intenzione per tutti i membri della comunità in tutto il mondo, di continuare questa opera di Dio e di rimanere missionari dove Gesù, dove Dio lo invierà. E così la missione sarà arrivata al suo ideale. Gesù compirà il suo progetto, però sempre con la collaborazione di ognuno di noi. Grazie tante un'altra volta.